Tre persone in carcere, quattro agli arresti domiciliari, tre obblighi di dimora nel comune di residenza e un obbligo di presentazione alla polizia e sequestri per un valore di 3 milioni e mezzo di euro. È il bilancio di un'operazione della Guardia di Finanza di Padova nei confronti dei componenti di un sodalizio criminale che almeno dal 2021 ha truffato cittadini italiani e stranieri, procurando fideiussioni ritenute false e utilizzando in maniera fraudolenta un istituto di diritto anglosassone denominato Escrow Agreement o Deposito Fiduciario. L'associazione individuava le vittime, imprenditori di tutto il mondo, prometteva loro l'ottenimento di finanziamenti anche di 200 milioni di euro in cambio di una provvigione mediamente sopra i 2 milioni. Denaro consegnato a un depositario terzo indipendente, detto appunto Escrow Agent, il quale avrebbe avuto l'obbligo di riconsegnarli al termine dell'operazione. Il meccanismo è molto complesso perché, come è stato spiegato durante la conferenza stampa, prevede la partecipazione di più soggetti. Comunque erano tutti imprenditori o comunque società praticamente alla ricerca di finanziamenti, che per ottenere questi finanziamenti al di fuori dei normali canali bancari tradizionali si rivolgevano a un soggetto che praticamente si prestava a fare quest'opera di mediazione rispetto ai possibili soggetti che dovevano finanziare queste operazioni attraverso chiaramente il pagamento di commissioni molto elevate. I reati contestati sono gravi, vanno dalla truffa al riciclaggio. Il ruolo centrale sarebbe stato svolto da un avvocato padovano, ora in carcere. Insieme alle misure cautelari disposte dal Tribunale di Padova, sono state eseguite decine di perquisizioni anche a Venezia e Padova. Il legale padovano, una volta ricevuta la somma a titolo di cauzione, d'accordo con gli altri membri dell'organizzazione, secondo l'accusa, l'avrebbe suddivisa con bonifici su conti correnti esteri accesi in Estonia, Germania e Regno Unito. Tra le vittime anche due società di calcio. Arezzo, società sportiva Livorno, che sono state ingannate perché hanno ricevuto delle fideiussioni false. Come tutti sapete, le fideiussioni sono uno strumento indispensabile per l'iscrizione ai campionati di calcio. Nel caso specifico si trattava dell'iscrizione al campionato di calcio di Serie C dell'anno calcistico 2020-2021.